Le vostre cose tutte al lor morte, sei come voi, ma celasi in alcuna che dura molto e le vite son corte. Queste parole sono proferite da Cacciaguida, un antenato di Dante. Egli vuole affermare che anche la città di Firenze, sebbene ricca e prospera, ha già iniziato il suo processo di degradazione. Questa terzina ci fa riflettere sulla brevità della vita e sull'inutilità dei beni terreni. Gli uomini infatti sprecano la maggior parte del loro tempo cercando di accumulare le ricchezze materiali, senza concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero l'amore e l'affetto delle persone care. Un chiaro esempio è Mazzarò, il contadino protagonista della novella verghiana intitolata La roba. Egli passa tutta la sua vita cercando di accumulare i propri possedimenti, fin quando non si accorge che tutti i suoi sforzi sono stati vani, in quanto è costretto ad abbandonarli in vista della morte. La vita umana non è breve, ci è stato dato il tempo necessario per poterla vivere al meglio, eppure a noi esseri umani appare sempre fugace, in quanto la sprechiamo in attività futili, inutili o non facendo nulla. Seneca chiama questa categoria di uomini gli occupati e in una lettera a Lucilio afferma che è inutile iniziare a rimediare i propri errori quando si è giunti ormai in fondo al vaso, perché ciò che rimane è davvero poca cosa e per di più la peggiore. Bisognerebbe dedicarsi invece alla cura dell'anima, perché come disse Agostino non c'è nulla di più immenso. E se davvero esiste un paradiso ultraterreno, un'anima pura e non corrotta, è l'unica cosa che conta per poter raggiungere la beatitudine eterna.